Ciao Giorgio, basterebbe togliere il cappellino per disvelare completamente questi provvedimenti relativi all'emergenza Covid ci stanno combinando rispetto alla chiusura di te e dei tuoi colleghi. Oggi mi piace che tu inizi anche. Siccome stiamo infarcendo questa rubrica non solo di aspetti e di consigli preziosissimi per resistere fino a quando non riaprite, parliamo di un termine, no? Che viene utilizzato spesso per tantissime categorie che per voi ha delle sfaccettature particolari, soprattutto in questo momento, per questo te lo chiedo. Ti dice qualcosa la parolina abusivi? L'abusivismo è una piaga che praticamente noi parrucchieri, specialmente quelli da donna, combattono praticamente da sempre, con purtroppo scarsi risultati per varie motivazioni. Sotto questo aspetto neanche la legge ci aiuta più di tanto perché praticamente dovresti trovare il cliente e l'operatore abusivo nello scambio del denaro e quindi purtroppo è praticamente impossibile. Però oggi l'abusivismo nel momento Covid ha un aspetto ancora più importante che a me piace sottolineare. Perché? Perché da un lato abbiamo il parrucchiere che va in casa e dall'altro però abbiamo il cliente che lo ha chiamato questo parrucchiere. Perché non succede mai che è il parrucchiere che bussa alla porta, bensì è il parrucchiere che risponde a una chiamata. Ecco, io praticamente un appello, quello che sto facendo adesso, a queste persone. I motivi che spingono queste persone a chiamare il parrucchiere in casa possono essere tanti, non ultimo quello economico, ma in questo momento il problema da affrontare e il rischio che queste persone stanno correndo chiamando in casa tutti questi soggetti è praticamente enorme. Io non credo che le persone non guardino un telegiornale o non ascoltino la radio sul tam-tam di quello che sta succedendo adesso. E quindi significa correre un rischio altissimo facendo entrare delle persone che sicuramente, lo sottolineo, sicuramente non hanno appresso uno sterilizzatore. Per cui questi attrezzi, come sono stati puliti questi attrezzi, come sono stati sanati, non lo sono stati. Tu che cosa ne sai se il parrucchiere che è venuto in casa, l'estetista che è venuto in casa, chi ti ha fatto le unghie che è venuto in casa, chi ti ha fatto le ciglia che è venuto in casa, i suoi attrezzi li ha sanificati come Dio comanda? Non puoi esserne certo, a differenza di un negozio dove tu con i tuoi occhi vedi che cosa succede prima del tuo servizio? È una cosa elementare. E quindi, ripeto, in questo momento la parola abusivismo che sta dilagando ancora di più perché le persone non riescono a stare senza aver tagliato i capelli, senza le tinture, lo posso anche capire, ma tra virgolette, arrangiatevi. Perché magari tanti miei colleghi, anche da donna, sono predisposti e sono dispostissimi a rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande per l'applicazione di un colore, per tamponare in questo momento. Perché questo momento è un momento molto, molto, molto particolare. Noi siamo a casa praticamente da quasi 2 mesi senza poter, adoperarci a lavorare su di voi e per noi questa cosa qua è un grosso sacrificio, non solo economico. Quindi un po' di pazienza, noi ne stiamo avendo tantissima, perché praticamente, ripeto, anche il dilagare di questa brutta bestia è dovuta al fatto che in giro ancora le persone stanno a zonzo senza un motivo X. Io capisco tutte le persone che stanno lavorando e che grazie a queste persone noi riusciamo ancora a fare
fare la spesa, a fare quello, a fare quell'altro. Ma i capelli, abbiate un po' di pazienza, perché ripeto, io adesso non voglio parlare dell'abusivismo nel senso di quello che è il danno economico che ci provoca. Lo possiamo farlo anche in un'altra sede perché il discorso sarebbe ampissimo. Io mi soffermo a quello che ho detto poco prima. Salvaguardiamo la salute e se voi vi fate entrare persone in casa che utilizzano attrezzi e prodotti di dubbia provenienza, a mio parere state mettendo a repentaglio la vostra di salute e anche quella dei vostri cari, che magari loro non amano farsi servire in casa, ma sono costretti a convivere con chi lo fa, sia sotto l'aspetto, diciamo, vostro che lo avete un servizio, sia per chi viene a darvelo un servizio. Però, per terminare sempre con qualche consiglio pratico, vogliamo anche dire alle femminucce o anche ai compagni, ai mariti, ai fidanzati che vogliono diciamo, consigliare o addirittura dare qualche supporto alle femminucce, ci dai qualche tuo suggerimento sempre in ambito di contenimento, visto che ci hai già detto a noi maschietti che se facciamo troppo facciamo male. Andiamo sul lato femminile, dai. Nel lato femminile praticamente ciò che loro hanno più a cuore sta nel, diciamo, contenere quella che è la ricomparsa dei capelli bianchi. Perché mentre per quanto riguarda il taglio dei capelli, essendo che una grossissima percentuale di donne porta il capello molto lungo, ecco, non addentrarsi, non avventurarsi nel tagliarsi i capelli da sé, anche perché un taglio lungo, bene o male, riesci a tenerlo con una coda, con una treccia e così coinvolgere anche il proprio fidanzato, il proprio marito, no? A cimentarsi appunto per farsi anche quattro risate, per fare un'acconciatura diversa, no? Legando i capelli, intrecciandoli, eccetera, eccetera. Magari la frangia uno bene o male se la scende e riesce in modo più o meno asimmetrico a farsela, ma non di più, perché comunque ripeto, un taglio da donna lungo, crescendo un attimino in più, perde quello che è il suo volume, ma comunque riesce a contenerlo, come ho detto, legandoli o intrecciandoli. Il problema sta nel colore. Il colore perché? Perché nella ricrescita dei capelli bianchi allora bisogna, diciamo, attrezzarsi per poterli ricoprire. Allora, quello che io consiglio sicuramente è quello di mettersi in contatto con la propria parrucchiera. Noi abbiamo un gruppo dove siamo inseriti sia i parrucchieri maschili che i parrucchieri femminili e vi posso assicurare che il 100% dei parrucchieri femminili è ben contento di magari ricevere la chiamata della propria cliente per poterla appunto consigliare sulla tonalità del colore che utilizza e appunto indirizzarla su quello che potrebbe fare per contenere. Poi di certo il proprio parrucchiere gli potrà consigliare, cosa che faccio pure io, il fatto di acquistare un prodotto di qualità, perché con le tinture non si scherza. Qua non si sta parlando di sbagliare un colore. Sbagliare un colore è l'ultimo problema, perché poi si rimette a posto. Qua si sta parlando di trovare un prodotto di qualità per evitare sulla cute dei danni che purtroppo, come abbiamo visto anche in dei servizi che nei mesi scorsi sono andati in onda in televisione, possono creare dei danni molto 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 seri, perché non è tanto il colore quanto l'ossigeno che sulla cute può provocare dei seri danni. Per quanto riguarda il colore, invece, compriamo sempre un colore di qualità, normale. Ripeto, ci si può approvvigionare in questi negozi che sono aperti in questo momento, che vendono prodotti di qualità e quindi senza lesinare l'euro che può portare soltanto del danno. Per quanto riguarda, ripeto, l'utilizzo dell'acqua ossigenata, chi meglio del vostro parrucchiere vi potrà consigliare i volumi? Naturalmente stiamo parlando di coprente, quindi probabilmente si andrà sui 20, però ripeto, l'utilizzo di questi prodotti fatti da mani poco esperte, bisogna farlo con la dovuta cautela. Quindi
Consiglio pure quello che c'è scritto anche in tutto, diciamo, i nostri prodotti, no? Quello di fare un test, quindi poggiare questo prodotto che magari voi non avete mai utilizzato, magari sull'avambraccio, aspettare qualche ora per vedere se fa qualche reazione. Però ripeto, in questi negozi che vendono prodotti per parrucchieri, specializzati, problemi non ce ne sono. In ultima analisi, io direi pure un'altra cosa. Se uno proprio vuole riuscire a coprire ma accontentarsi, può utilizzare anche quelli cosiddetti shampoo color. Shampoo color sono già premiscelati e l'applicazione è praticamente facilissima, è come uno shampoo. Poi si lascia in posa il tempo di agire il pigmento, di penetrare nel capello e quindi avere la sua opera di copertura sui capelli bianchi. Questo è, secondo me, la strada migliore da percorrere. Mi ripeto, la strada migliore da percorrere è quella di chiamare il vostro parrucchiere che è ben lieto di sapervi, diciamo, che avete la sua fiducia, perché altrimenti le altre strade da percorrere, come dicevamo poco prima, quindi di entrarsi un parrucchiere in casa che non è neanche il vostro parrucchiere, attenzione. Può portare anche dei danni alla salute in primis, ma poi non potrebbe neanche accontentarvi.